Ti alleni solitamente ed utilizzi le frequenze cardiache? Bene, quindi probabilmente conoscerai la tua frequenza cardiaca massima, d'accordo? Perfetto. Però la tua frequenza cardiaca massima non ti aiuta più di tanto per capire se ti stai allenando in un modo corretto, perché servirebbe qualcos'altro. Vuoi sapere cosa? Rimani con me. E benvenuti in questa nuova diretta sulla mia pagina Scienze dello Sport. Siamo quasi 100.000 su Facebook, sta crescendo fortemente YouTube, LinkedIn, eccetera. Bene, andiamo al dunque. In queste dirette cerchiamo sempre di affrontare un micro argomento e magari ne parliamo per 5-6 minuti, in modo da portarci a casa qualche informazione utile. Allora, come sempre, due considerazioni. La prima è quella di mettere il telefonino anziché verticale, orizzontale, perché parte qualche slide adesso. La seconda, insomma, fatemi vedere che ci siete. Mettete qualche like o condividete a qualche amico, perché oggi parliamo di frequenza cardiaca e non solo, anche di quantificazione dell'allenamento. In altre dirette abbiamo parlato del carico interno e carico esterno. Oggi rivediamo alcuni di questi concetti e cerchiamo di capire meglio come poterci allenare. Intanto, prima slide, bene. Allora, come possiamo quantificare l'allenamento? Perché molte volte noi facciamo l'allenamento, dice cosa abbiamo fatto? Oggi abbiamo fatto un allenamento bellissimo, perché? Perché ci siamo stancati. Ok, fantastico, ma la stanchezza non è un parametro fondamentale per capire se siamo andati bene o male. Allora, cercare di capire come quantificarlo, dargli un numero a questo allenamento. Allora, dei suggerimenti possono essere questi, ad esempio avere dei questionari retrospettivi, avere dei diari giornalieri e anche dei parametri fisiologici e un'osservazione diretta. Allora, chiaramente qui vedete che ci sono delle cose molto varie. Se io faccio un diario, è un diario che io faccio a fine allenamento, dove ho ancora una memoria fresca di quello che ho fatto e devo dare un valore al totale dell'allenamento. Posso dare su scala 10, posso avere un diario più preciso, posso dare dei dettagli se mi sono sentito stanco a livello muscolare, a livello cardiovascolare, a livello di stanchezza generale, localizzata. Posso essere più preciso in tante cose. Giorno per giorno mi faccio un diario di questo allenamento dove c'è anche chiaramente la tabella di quello che ho usato. Quindi metto la tabella, che è un parametro totalmente esterno, una percezione di quello che ho valutato, e chiaramente questo è più interno. Poi però bisognerebbe agganciare qualcosa di più oggettivo, e quindi per esempio qui c'è scritto anche dei parametri fisiologici. Quali posso usare dei parametri fisiologici? Ad esempio la frequenza cardiaca, quindi la frequenza cardiaca media o in certi momenti, oppure la frequenza cardiaca a riposo, ovvero io finito l'allenamento prendo la mia frequenza cardiaca, anzi sarebbe meglio averla presa anche prima di iniziare l'allenamento, la prendo alla fine dell'allenamento e poi la prendo a 3 minuti, 6 minuti. E mi segno queste quattro frequenze cardiache insieme al diario, insieme all'allenamento. Tra una settimana, magari ogni settimana, ripeto un allenamento pressoché simile e vado a valutare se ci sono delle discordanze su quello che avviene. Quali sono le aspettative? Beh, l'aspettativa sarebbe che ovviamente a parità dell'allenamento la mia percezione della fatica è più bassa e a parità dell'allenamento anche il riscontro dei parametri oggettivi, quelli fisiologici, devono andare in quella direzione, perché non può essere che la mia percezione della fatica è buona, ma le frequenze cardiache sono più alte, oppure che l'EPOC, cioè il tempo di decadimento della frequenza cardiaca, l'aspettativa arrivo al fine allenamento con una frequenza cardiaca abbastanza alta, 3 minuti si abbassa, 6 minuti si abbassa. Io fra una settimana, fra 2 settimane, fra un mese dovrò avere un decadimento più rapido, se invece non lo è, qualcosa non suona e quindi non è perfettamente collimato. Però su questo c'è da considerare quello che ho detto all'inizio. La frequenza cardiaca massima è un valore che intanto lo dovete misurare e non teorico, perché 2,20 meno età, lasciatelo stare, non serve per il vostro allenamento. Però a parte questo c'è un valore più importante che probabilmente non abbiamo fatto, che si chiama frequenza cardiaca di riserva. Che cos'è? Guardiamola insieme. Allora, la frequenza cardiaca di riserva, in inglese Heart Rate Reserve, HRR, è una valutazione di due parametri, ovvero la frequenza cardiaca massima misurata, ovvero dovete fare un test specifico nel vostro sport dopo la visita medica agonistica, ovviamente, e poi la farete, riscontrate per almeno 3 giorni il valore massimo che voi ottenete, e questo è un valore da portare a casa. Poi c'è la frequenza cardiaca minima,
anzi a riposo, che sarebbe quella che voi avete al risveglio ogni mattina quando siete ancora a letto, prima di aver messo il primo piede per terra, prima di aver bevuto qualcosa, prima di essere andato in bagno. Questa va misurata con un elettrocardiogramma, con un cardiofrequenzimetro, e quindi anche queste in 3 giorni misurate il valore medio. Dopodiché, con questa formula che vi faccio rivedere, si verificano i parametri, quindi si mette la frequenza cardiaca di esercizio meno la frequenza cardiaca di riposo per cento fratto frequenza cardiaca massima meno frequenza cardiaca rest. Comunque riguardate poi questa slide tornando indietro e capite di cosa stiamo parlando. Anche queste sono tutte slide del corso di formazione Training Expert, che poi potete trovare online, perché sono alcuni dei corsi ovviamente più avanzati tra le modalità che io faccio. C'è anche un corso demo, quindi potete o entrare in questo dominio che trovate migliaccio.it/corso-demo, oppure tranquillamente scrivere demo nei commenti di Facebook, oppure magari fare un commento su YouTube. Bene, torniamo alla frequenza cardiaca di riserva. Perché è così importante la frequenza cardiaca di riserva e come mai non viene mai usata? Allora, non viene mai usata perché forse non se ne conosce l'utilità ed è un male, però a livello internazionale è straordinariamente importante per un motivo semplice. Mentre la frequenza cardiaca massima, mettiamo il caso che la vostra sia 200 per arrotondare, se oggi non siete allenati la vostra frequenza cardiaca massima è 200. Se adesso vi iniziate ad allenare fortemente, fra 3, 4, 6 mesi sarete abbastanza allenati, quanto sarà la vostra frequenza cardiaca massima? Sempre 200, o più o meno, siamo lì, non cambierà. Mentre quello che cambia fortemente è la frequenza cardiaca a riposo, perché se oggi avete 70, anche lì sto dando dei numeri solamente per capirci, fra 4 mesi, 6 mesi avrete avuto degli adattamenti a livello cardiocircolatorio molto importanti, quindi la frequenza cardiaca a riposo non sarà più 70, magari sarà 55, sarà 52, sarà 50, potrebbe essere, a volte anche meno, magari in 6 mesi no, ma comunque può essere. Che cambia però? Cambia tantissimo, questo è spiegato molto bene nei corsi di formazione di Training Expert, che poi sono dei parametri che ovviamente per chi lavora in questo campo sono importanti. Però considerate che la riserva è l'oscillazione tra quello che è la vostra frequenza cardiaca a riposo e la vostra frequenza cardiaca massima. Se oggi avete 70 e la massima è 200, avete un'escursione di 130. Se invece fra 4 mesi, 3 mesi, 6 mesi, questo 70 scende e diventa 50, non avete più un'escursione di 130 battiti dove potete lavorare, ma avete un'escursione di 150 battiti o 160 battiti. Quindi avete la possibilità di poter fare tanta più attività e soprattutto fatta ad alta intensità con un minore sforzo. Quindi l'obiettivo dell'allenamento è cercare di portare la frequenza cardiaca a riposo a un livello più basso. Come si fa? Solamente con un'attività di pesi in palestra? No, perché quel tipo di allenamento non comporta, se non in minima parte, degli adattamenti cardiovascolari. Li comporta, ma non nell'ampliamento di volume del ventricolo sinistro, ma nell'aumento, nell'ispessimento della parete cardiaca del ventricolo sinistro, perché serve una, diciamo, contrazione, un'attività contrattile più forte, ma non un allargamento del volume del ventricolo sinistro. Perché questo è un adattamento che arriva con le attività aerobiche. Allora, siccome vi serve, sia che facciate forza, potenza, attività di pesistica, bodybuilding e quant'altro, comunque avere un forte adattamento aerobico è fondamentale. A volte, insomma, chi fa pesi non lo gradisce, e viceversa chi fa le maratone non gradisce sollevare i pesi, ma ahimè, entrambi fatevene una ragione, cari fondisti, dovete fare attività di potenza, quindi comunque in palestra, e cari bodybuilder o attività magari di box e quant'altro, dovete fare attività aerobiche, perché entrambi ne avete forti benefici. Chi fa pesistica avrà grandi miglioramenti nel recupero del sforzo, chi fa attività di resistenza avrà grandi benefici nell'efficienza e nell'abbassamento del costo energetico. Quindi utilizzare la frequenza cardiaca di riserva con questa formula che abbiamo visto è fondamentale, perché è un parametro straordinario per far questo. Allora, ti ringrazio ancora di più. Se vai sul canale YouTube trovi tutte le dirette e tutti i video fino a 300, scrivi video nei commenti per sapere qual è il canale, dopodiché ti do anche un bel grazie se condividi questo video, perché insomma abbastanza
è interessante, poi Facebook e YouTube gradiscono queste condivisioni e quindi ti ringrazio ovviamente, ma se non lo fai comunque ci vediamo domani mattina alle 7:15, non è che mi segno il nome di chi non l'ha fatto. Grazie a tutti, ci vediamo domani mattina, ciao.